La Gevi Napoli può tornare in campo, primi rientri, poi la conferma dal ciclo di tamponi del giovedì, tutti negativi al Covid-19. Coppa Italia per la massima serie, ma sarà recupero di campionato sabato pomeriggio per i ragazzi di coach Stefano Sacripanti, che affronteranno l'Umana Reyer Venezia, reduce in A dal KO contro Varese. Beh, direi che c'è poco da commentare se non fare complimenti a Varese, perché ha condotto praticamente per tutta la partita. La nostra è stata una partita veramente deludente sotto tutti i punti di vista, deludente e sorprendente, perché onestamente dopo la partita con Buduc, con Ostapo Dorica, mi aspettavo tutto tranne che una partita remissiva, con poca reattività, con poca energia, e abbiamo offerto veramente uno spettacolo dello quale dobbiamo scusarci, io per primo come responsabile di questo gruppo. Onestamente non so e non capisco perché non abbiamo mai avuto una reazione, al di là del fare poco canestro, ma non puoi giocare una partita dove subisci 16 rimbalzi offensivi, dove ogni uno contro uno è un canestro senza spendere un fallo. Quindi ripeto, una partita molto deludente che dovrà essere analizzata, anche se non c'è molto tempo, perché martedì c'è già un'altra partita difficilissima di Eurocup. Però è fuori di dubbio che è un gruppo che non riesce ad avere in questo momento costanza di rendimento, ma soprattutto di tensione agonistica, per capire il senso di urgenza che il campionato italiano ci mette di fronte, e quindi giocare con un'umiltà necessaria per poter affrontare queste situazioni con squadre che invece giocano con spesso il doppio dell'energia. Sì, soprattutto se pensi di far sempre canestro e di fare un passo, cioè non è proprio il nostro modo, ma ripeto, si parla di una partita che viene 96 ore dopo, 72 se si guarda il viaggio, una partita dove invece difensivamente abbiamo giocato una partita fisica. Poi è vero che è stato concesso, purtroppo sono due metri veramente opposti tra l'Eurocup e il campionato, perché ogni cosa è stata punita e ha cambiato spesso l'inerzia, ma non abbiamo certo perso per gli arbitri, e non vorrei che fossero scuse, perché comunque alla base di tutto c'è stato il fatto di non aver difeso uno contro uno, e ripeto, i rimbalzi in attacco e pochi assist sono una dimostrazione di quanto poco siamo stati produttivi difensivamente, perché siamo stati battuti sistematicamente da tutti. Brutta prestazione per i lagunari di coach Walter De Raffaele, che però hanno firmato il pronto riscatto in Eurocup battendo il Gran Canaria. Male in Italia, bel percorso nella competizione continentale per il gruppo Oro Granata. Siamo la stessa squadra di 48 ore fa. Io ho chiesto solo stasera di competere, di giocare con energia, di giocare per le proprie motivazioni, che poi sono quelle di squadra. E quindi una squadra che delle volte, come avevo detto l'altra volta, una sconfitta sorprendente, perché onestamente venivamo da un'altra grande partita, e stasera dobbiamo portarci dietro però il fatto che in pochi giocatori si sono tutti sacrificati. Naturalmente c'era più serenità anche da parte dei giocatori dello stare in campo, perché tante volte essere in tanti non aiuta, e quindi c'è stato anche più tranquillità da parte di tanti giocatori, ma credo che la differenza l'abbia fatta dal primo minuto. Non so quante volte ci siamo buttati in terra per prendere una palla con 2, 3, 4 giocatori, abbiamo rinunciato poi a Austin Day, quindi voglio dire, è una squadra che a distanza di 48 ore mostra una faccia completamente diversa, a dimostrazione, al contrario di quelli che pensano in tanti, che è un gruppo molto, molto coeso, che segue le cose, ma che ha dei limiti purtroppo mentali, e permettetemi di dire, naturalmente in Eurocup c'è un metro arbitrale completamente diverso, che permette un gioco fisico che in campionato purtroppo delle volte sembra di giocare con la primigi, e quindi questo non aiuta per qualcuno ad adeguarsi. Però la realtà, purtroppo, contano i fatti sono che in campionato stiamo facendo cose terribili. Dobbiamo però essere, noi siamo molto uniti nell'idea di avere questo tipo di reazione. Stasera sono contento perché è stata una grande risposta da parte di tutti, quando magari in tanti aspettavano il De Profundis per l'ennesima volta.
In Serie A, altra prova di forza per la Bertram Tortona di coach Marco Ramondino. Nel post-gara del successo con Trento, il tecnico avellinese ha lasciato spazio al vice Massimo Galli in conferenza stampa. Per quello che ci riguarda, una partita molto solida, soprattutto dal punto di vista difensivo, che era quello che avevamo chiesto alla squadra, e direi che malgrado le difficoltà di organico c'è stata una grande applicazione, veramente commoventi. Tenere Trento a solo 50 punti direi che ci dà grande merito prima di tutto e soprattutto grande fiducia per il proseguo del campionato. Allora, per quello che riguarda Tavernelli è stato un problema muscolare, verrà valutato nei prossimi giorni, mi auguro che possa recuperare per giovedì. Per quello che riguarda Makura, ha una dermatite molto forte che gli impedisce veramente di fare qualsiasi cosa e per cui non era in grado di giocare. E anche lui mi auguro che con le cure adeguate possa recuperare per la prima partita della Coppa Italia. È stata una partita dove chiaramente, mancandoci due giocatori, le motivazioni di chi doveva sostituire questi due giocatori erano, come hanno dimostrato poi sul campo, di alto livello. Direi che quella è una cosa che fa piacere all'allenatore, allo staff e al club in generale, perché avere dei giocatori che hanno voglia di sacrificarsi in una situazione di difficoltà è secondo me un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Però non dobbiamo dimenticare che, come hai detto tu, venivamo da due sconfitte. Questa secondo me è una grande vittoria, perché oltre ad aver vinto abbiamo visto veramente una squadra che questa sera si è aiutata, si è compattata nelle difficoltà e ha saputo, soprattutto dal punto di vista difensivo, mettere in campo una grande performance. Sì, assolutamente, in alcune situazioni è chiaro che i giocatori che magari con una rotazione più ampia hanno meno minuti a disposizione, hanno meno occasioni di poter magari sbagliare o cose del genere. In questa situazione qua direi che quest'anno, quando ci è mancato qualche giocatore, la squadra nel suo insieme e i giocatori si sono fatti trovare sempre pronti a sostituire quelli che non c'erano, e questo secondo me è una grande cosa che aiuta soprattutto una squadra come la nostra a essere sempre sul pezzo e, al di là dei risultati, a giocare con grande fiducia e, come stasera, con grande determinazione. In Serie A2 risposta negativa in campo esterno per la Givova Scafati, che cade a Chiusi con il finale di 74-71. Il commento di coach Alessandro Rossi e del tecnico dei toscani Giovanni Bassi. Siamo molto molto dispiaciuti, perché siamo entrati in campo bene, ma quando poi la partita è diventata vera, cioè dopo i primi 10 minuti, non siamo stati in grado di seguire l'energia della partita e ci siamo adattati tardi a quello che era l'energia messa in campo da Chiusi, il che chiaramente ci ha punito, oltre alle loro percentuali al tiro che sono state altissime. Complimenti a loro per aver avuto, ripeto, percentuali molto alte, soprattutto nei momenti chiave, e a noi dobbiamo assolutamente affrontare con grande consapevolezza e serietà il problema del perdere la palla, perché chiaramente anche oggi al primo tempo ne avevamo perse 11, ne abbiamo perse 5 in tutto il secondo tempo. Alla fine della partita i punti da palla persa sono 24 a 8 per loro, il che fotografa perfettamente quello che è un problema proprio di gestione del pallone e di palle perse non forzate, che vengono da situazioni banali. Quindi c'è un enorme rammarico, perché questi erano due punti che potevano essere pesantissimi contro una squadra molto forte. Eravamo stati comunque bravi a rientrare fino alla fine, fino all'ultimo in partita, andando anche più uno. Poi sul più uno abbiamo preso un uno contro uno dritto di Medford al ferro, e la partita è girata poi chiaramente sui tiri liberi, sulle piccole situazioni. C'è una palla persa chiaramente non forzata, dispiace per Lorenzo che ha fatto una bellissima partita e poi sfortunatamente è stato protagonista di questo episodio, ma chiaramente è un discorso che si allarga a tutti, quindi sicuramente, ecco, quello è un po' l'esempio della banalità con cui a volte magari, nella quale a volte ci perdiamo, ma non è assolutamente la situazione specifica del singolo giocatore, chiaramente. Allora, sicuramente è stato un bell'ambiente. Io credo che non dobbiamo assolutamente cercare alibi, perché se vogliamo essere una squadra forte non possiamo pensare ai giocatori che mancano, seppur Rossato è in questo momento credo uno dei primi 3-4 italiani del campionato, quindi sicuramente per noi è un'assenza pesante, però anche a fronte di questa assenza siamo riusciti a giocare, siamo andati sopra, dobbiamo avere
più consapevolezza. Quando prendiamo un margine, mi pare, di 12 punti o di 14, dovevamo avere 14 sull'8 a 22, dovevamo certamente adeguarci molto prima a quella che sarebbe stata la reazione inevitabile di Chiusi. Fare un applauso ai ragazzi, hanno fatto una partita di un'incredibile applicazione, iniziata in maniera difficile, Scafati ha fatto subito vedere perché sono la squadra più forte di questo campionato, aggredendoci e in attacco giocando con una qualità per noi quasi inarrivabile. Siamo stati bravi a non disunirci, a cercare di fare le piccole cose, a continuare a difendere, qualche pallone in più è entrato e poi siamo entrati in ritmo e sinceramente abbiamo fatto 40 minuti di un livello veramente alto, quindi merito dei ragazzi che stasera si sono veramente superati, dal primo all'ultimo. È chiaro che specialmente in vista del turno infrasettimanale era importante allungare un pochino le rotazioni, importante aver riavuto anche Criconi, anche se per pochissimi minuti, però insomma tutti quelli che sono scesi in campo hanno dato un grandissimo contributo, le poche palle perse sono state una chiave contro la loro grandissima aggressività difensiva e devo dire anche il rapporto con gli assist, perché abbiamo fatto tanti assist e poche palle perse, questa è una cosa che non sempre ci riesce. E ha fatto sì che poi le percentuali fossero buone. È vero che i palloni poi non sempre entrano, ma se costruisci tiri di grande qualità è un pochino più facile. Questi due punti sono prestigiosi perché vengono contro una squadra che ha ben altri obiettivi rispetto ai nostri, che ci tengono ancora in una posizione di classifica molto elevata, ma soprattutto tanto lontani dalla zona difficile di questo campionato. Quindi due punti prestigiosi che ci teniamo volentieri. Non c'è troppo tempo di festeggiare, però stasera un pochino ce la godiamo, dai. Mercoledì affrontiamo un'altra squadra di grande qualità, se caliamo un pochino è una squadra più forte di noi, questo bisogna essere onesti, se abbiamo voglia di stare, scusate il termine, col culo basso, vediamo. La risposta giallo-blu è arrivata nel turno infrasettimanale. Dominio su San Severo per Scafati, 107 a 57. L'insoddisfazione di coach Luca Bechi per il meno 50 al Palamangano. La convinzione nel percorso per lo staff tecnico della Givova. Lavorando molto su se stessi, cercando di dare importanza al riposo e al lavoro allo stesso tempo, nella stessa misura. Soprattutto riuscendo a proprio cambiare lo status, il focus della mente sui prossimi avversari, sia sulla squadra che sui singoli. È un lavoro difficile, soprattutto perché al nostro livello non siamo sempre abituati a giocare ogni tre giorni, però bisogna assolutamente farlo per il valore delle partite che ci aspettano, per il valore del campionato che stiamo facendo, per difendere tutto quello che abbiamo costruito in questi, credo, 5 mesi dall'inizio. Sull'intensità, sull'energia che noi come squadra possiamo tranquillamente dare e tutto qui semplicemente rispettare un po' quelle che sono i nostri ritmi, i nostri giochi e fare la nostra partita. Ma penso che non sia assolutamente il miglior Matteo Paravici e c'è ancora tanto da fare. Ma forse è meglio, come stiamo facendo in spogliatoio, prendere una partita alla volta senza pensare troppo in là, troppo lontano. È semplicemente questo. Beh sì, la partita non è stata una partita, nel senso che chi l'ha vista ha visto una sola squadra in campo. Scafati ha dominato, che ha vinto, ha dominato con merito. Noi sapevamo che veniva dalla sconfitta e quindi conosciamo il valore degli avversari, il valore del gruppo. Direi che ha dato subito un'impronta in modo aggressivo, ha alzato la difesa in modo perentorio dall'inizio e per noi non c'è stato niente da fare. E quindi direi che c'è poco altro da dire sulla partita se non fare complimenti agli avversari che sono dimostrati nettamente superiori. Devo fare complimenti ai giocatori perché poi dopo sono loro che recepiscono quello che è l'idea che vogliamo portare avanti e loro l'hanno interpretato in maniera eccellente oggi, sin dall'inizio proprio abbiamo avuto un impatto alla partita terrificante dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione, della difesa, con gente che si è
sacrificata per gli altri, anche mettendo, come dire, a repentaglio la propria partita, perché comunque anche i falli spesi da alcuni giocatori senza guardare in faccia niente a nessuno, pur di mettere la squadra in condizioni di difendere forte, di avere un allungo subito. Quindi sono stati molto bravi i giocatori, eccezionali anche nel reagire emotivamente alla partita un po' sottotono di domenica, e abbiamo dimostrato che se mostriamo questo tipo di attitudine, questo tipo di faccia, questo tipo di atteggiamento aggressivo, siamo una squadra. Nel momento in cui magari perdiamo queste caratteristiche, non riusciamo a esprimerle al massimo, chiaramente diventiamo una squadra differente. Oggi non si può dire che nessuno abbia fatto una brutta partita o non abbia avuto un impatto. Le risposte sono quelle, cioè le risposte che noi dobbiamo darci sono dentro noi stessi, perché noi possiamo fare e disfare alle volte da soli. È chiaro che noi abbiamo passato un periodo e stiamo passando un periodo che non è il più facile della stagione, perché dopo il periodo di dicembre, dove era una forma secondo me incredibile, c'è stata la sosta di un mese, ci sono stati alcuni infortuni e adesso le partite a raffica che ci fanno allenare poco. Però non dobbiamo mai perdere la strada maestra, non dobbiamo mai perdere quella che è la nostra identità, che è un'identità fatta in questo modo di ritmo, di aggressività, di velocità, di gioco, di esecuzione sia in attacco ma anche in difesa, e quindi cerchiamo di ripartire in questa fase del campionato da quella che è la nostra identità, che deve essere il nostro punto di forza. E poi sono molto contento quando all'interno delle partite ognuno riesce a trovare il suo momento, perché ovviamente è giusto che ognuno abbia anche la sua gratificazione. Nel 19° turno di Serie B, Salerno vince il derby campano contro Pozzuoli. La Delfes Avellino cade a Taranto e perde Stefano Spizzichini. Sant'Antimo va KO a Molfetta e Forio viene superata da Monopoli. A sorpresa, i Lions Bisceglie di coach Luciano Nunzi cadono in casa contro Cassino. Complimenti a Cassino, che è riuscito a giocare con molta lucidità le ultime azioni, grazie ai suoi giocatori di esperienza. Noi chiaramente dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi, ai nostri giovani, che comunque sia oggi, per sopperire alle assenze che tu dicevi, hanno veramente gettato il cuore, come si dice, oltre l'ostacolo, però non è bastato. È chiaro che è un momento di emergenza e quindi dobbiamo essere bravi ad aspettare, ad avere pazienza, a farlo passare, in attesa di recuperare quelli che poi alla fine sono i due migliori nostri realizzatori, il miglior rimbalzista. Sono contento perché comunque la squadra ha giocato. È chiaro che nel finale quei due canessi di Lestini e quel passaggio micidiale di Borsato nell'angolo, che ha liberato un compagno, hanno fatto un po' la differenza sul campo rispetto a un paio di situazioni nostre che invece abbiamo gestito con poca lucidità. Queste partite qui vanno anche sapute giocare, è normale che i ragazzi così giovani ne abbiano giocate poche nella loro carriera, e secondo me non è un caso che alla fine dall'altra parte i protagonisti della vittoria siano stati due giocatori con un'esperienza abbastanza importante. Quindi siamo partiti molto bene. Abbiamo provato a cercare di non arrivare spremuti verso il finale, attingendo a una rotazione completa dalla panchina. Non è stato tanto il ritmo della partita, che non è stato altissimo, è stato proprio un problema di emotività e di, come posso dire, di pesantezza mentale, perché come dicevo prima, i ragazzi sanno che in questo momento hanno delle responsabilità che durante il corso dell'anno non erano previste, però la cosa che in questo momento li porta avanti è che fanno tesoro di questi momenti per cercare di crescere e migliorare. Il gruppo è unitissimo, non ci sono assolutamente problemi di nessun tipo. La difficoltà è nelle partite che andiamo ad affrontare, perché comunque andiamo a affrontare due squadre in trasferta che stanno lottando per uscire dalle zone basse della classifica, e quindi chiaramente troveremo squadre molto agguerrite, molto intense, penso che troveremo partite dure che chiaramente ci prosciugheranno ancora di più rispetto a quello che siamo un pochettino prosciugati adesso. Sono contento di aver visto subito le facce dei ragazzi tranquille e rilassate, perché sono consapevoli di quello che stiamo vivendo in questo momento. Dobbiamo solo avere la pazienza di continuare a lavorare e sicuramente usciamo fuori non da questa impasse tecnica, perché poi alla fine le partite le giochiamo, però usciamo fuori da questa difficoltà numerica
oltretutto di due giocatori che per noi sono abbastanza importanti. Torrenova vince contro Formia e ora i laziali sono a meno 8 dal penultimo posto, occupato anche da Avellino. Ci è mancato un po' di continuità nell'arco della partita, abbiamo subito il ritorno di Formia, è mancata l'intensità giusta e alla fine è diventata molto difficile. Siamo stati bravi a rientrare comunque fino in fondo, a crederci e combattere e guadagnare questi due punti importanti per la nostra lotta per la salvezza. In Serie C Gold due vittorie consecutive di rilancio per la cestistica Benevento, che supera prima Bellizzi e poi Rocca Rainola. Ecco il commento dell'assistant coach Valentina Calandrelli. Bellizzi è una squadra e l'ha dimostrato anche in altre partite che non molla mai. E quindi era anche prevedibile un loro rientro, comunque un pressing un po' più asfissiante per recuperare palle. Sicuramente noi c'è stato un momento della partita in cui ci siamo un po' rilassati e recuperare, diciamo, l'attenzione ad un livello alto avendo avuto un down durante la gara non è sempre facile e non è sempre scontato. Quindi bravi i nostri ragazzi, perché in un momento non facile da un punto di vista mentale hanno reagito a una grande difficoltà in partita. Salverei tutta la partita, perché è quasi utopistico pensare che in una partita non ci siano difficoltà. I ragazzi hanno fatto tutto ciò che noi abbiamo preparato. Tatticamente io credo che abbiamo fermato in alcuni loro punti forti in attacco le loro soluzioni. I ragazzi hanno reagito a una difficoltà, hanno difeso, sono stati comunque presenti al di là anche di un'oscillazione a livello di attenzione, quindi io credo che da salvare tutta la partita, perché dopo un 2-0 potevi fare 3-0, invece abbiamo fatto 2-1 e quindi adesso andiamo di nuovo forte per recuperare punti in campionato. Io credo che in questo campionato, l'abbiamo visto anche ieri con la Juve Caserta che comunque ha perso una partita, credo che tutti possono vincere e possono perdere con tutti, quindi di conseguenza noi non affrontiamo mai gli avversari guardando dove si trovano in classifica, li affrontiamo per cercare di vincere quante più partite possibili, quindi questo è il nostro intento: giocare partita dopo partita, preparare partita dopo partita e far crescere soprattutto i ragazzi partita dopo partita, perché comunque il nostro obiettivo deve essere sempre chiaro. In Serie B femminile, Battipaglia supera anche nel secondo incrocio stagionale la Todis Salerno di coach Aldo Russo. Onore al merito a Battipaglia, ma avremmo voluto giocarla al completo onestamente questa partita, perché non abbiamo playmaker. Orchi, che ha provato a giocare ma si era scavigliata sabato, Camilla Valerio che ha giocato con infiltrazione, Berenita che non è ancora al 100%, ma lo sapevamo perché abbiamo bisogno di ancora 2 settimane, e direi che abbiamo subito solo 55 punti. Il problema è che l'attacco, ci siamo fatti prendere troppo dall'ansia di segnare e abbiamo tirato male, però direi che siamo in condizioni veramente di emergenza e quindi non è facile, anzi le ragazze ci hanno provato, è chiaro che dobbiamo fare meglio, ma questo è un dato di fatto, però l'oggettività di problemi di rotazioni e fisici e di mancanza di giocatrici importanti come Orchi, che nelle ultime era sempre stata la nostra top scorer, chiaramente ci è mancato per l'attacco. C'è Demitri che sta giocando da playmaker insieme a Mancuso e quindi chiaramente abbiamo anche qualcuna che si sta sacrificando. Dobbiamo riprenderci assolutamente, ma dobbiamo partire ancora una volta guardando sempre quello che stiamo cercando di produrre. Ho detto alle ragazze che abbiamo il dovere di riprenderci, di essere in campo e di rimanere sul campo senza uscire dalla partita, senza pagare contro la fisicità che Battipaglia ci ha offerto, e ritrovarci per ritornare a giocare questo tipo di partita sapendola giocare meglio. La testa è molto importante, l'aspetto mentale è importantissimo e influisce molto su quello che è anche la resa. Sono sicuro che sapremo riprenderci, dobbiamo essere molto compatti in questo momento, sapere che stiamo soffrendo e saper soffrire. We'll be right back.